Tutto pronto al Paloggiata, è il pomeriggio di Olympus Roma Futsal Pescara, l'incontro valevole per gara 2 delle semifinali scudetto. André, lui a battere. André mette giù, fuori verso Micheletto col mancino e c'è la rete, si sblocca l'incontro. E Micheletto a portare avanti gli ospiti quando sono trascorsi 5 minuti e 53 secondi. Fischio, si ricomincia. Primo possesso Olympus. La formazione di casa intanto dal volo. Coco aveva fatto Coco Wellington e Ducci si immola. Ducci che è un abitué di questo tipo di interventi. Gna, parecchi metri però il Pescara. Tanto col sinistro il palo, il quarto legno del Pescara in questo match, ma riparte l'Olympus di Dimash, ha portato mamma mia la Dimash e c'è la rete, 1-1 Olympus, ma che gol che ha fatto Dimash, ha piegato la mano a Mammarella e quando sono trascorsi 8 minuti e 58 regala il pari al team di Daniele D'Orto. Eccolo Coco Wellington, tanto Vukovec perde il pallone, riparte l'Olympus, Kutrupi e c'è il gol, forse non abbiamo visto la nostra postazione, la traversa poi pallone e ancora un legno, incredibile, il match si è infiammato e c'è la fine in questo momento, infatti si va all'extra time, scippato per il pallone dall'avversario numero 7 Micheletto. Cutrignelli intanto finta 3 col mancino, Mammarella ancora Saconnex e così Genzani intanto recupera la palla, Tress, ancora Tress sulla destra e Mammarella rimane fermo, ci mette lo stinco, anche se è difficile sorprendere Mammarella sul primo palo, dato conclusione col destro e c'è la rete di Rafinha che con l'aiuto del palo porta avanti i Blues che ribaltano il risultato quando sono trascorsi 3 minuti e 4 secondi effettivi. Pertuzzino da subito, la chiesa di sudore sul parquet tinto di blu. Intanto Wellington allarga, Murilo in qualche modo al centro, Vukovec la traversa e poi forse linea. Lo rivedremo poi in replay, si è entrato intanto Kutrupi e c'è la rete di Christopher Kutrupi che a 43 secondi effettivi dalla fine dei supplementari porta l'Olympus su più 2. Olympus vicinissimo alla finalissima playoff. Olympus che al secondo anno, al suo secondo anno in Serie A, sta per centrare la finalissima. Intanto Coco Wellington, pallone allontanato, 2 secondi che sta per entrare e c'è il 4-1 a opera di Sakon. Olympus, lo possiamo già dire, è in finale. In questo momento c'è la sirena del Paloggiata, Olympus Roma dopo 2 vittorie nella serie delle semifinali guadagna l'accesso all'ultimo atto playoff e affronterà la vincente tra Napoli e Feldi.